Mi pare che si possa parlare, diciamo, di mancanza in due sensi completamente diversi tra di loro. L'uno è una mancanza come desertificazione, come smarrimento, come perdita di senso, ed è una mancanza che produce alienazione. E c'è un'altra mancanza, al fondo della quale invece c'è una domanda. C'è una domanda di senso ed è la mancanza da cui si riparte sempre. La seconda mancanza è la scaturigine di un nuovo impegno, della ricerca di un nuovo orizzonte e, se si può dire, della speranza. Lei non era mai stato al meeting, ieri ha fatto un giro, è andato a un incontro, ha visto una mostra. Cosa l'ha colpita? Beh, intanto mi colpisce sempre, e quindi anche del meeting, ogni manifestazione che costruisce un rapporto comunitario. Vengo da una tradizione che è quella delle grandi feste popolari, e per fare proprio la citazione precisa, c'è una similitudine tra il meeting e la tradizione delle feste dell'unità, che è la costruzione del popolo, l'idea della costruzione del popolo, l'idea della costruzione di un momento entro cui cade la delega, cade, diciamo, la separazione dall'altro di te, e c'è la costruzione di un essere partecipi di un destino comune. Può essere che così intensa valga solo quella settimana, ma è come un tempo liberato. Questa è la costruzione di un tempo liberato. Poi ci sono le cose specifiche che incuriosiscono e mi piacciono molto. Ho visto una mostra che mi ha molto intrigato e ho sentito un dibattito su Abramo che mi ha lasciato così tante domande, per cui insomma ringrazio. Che cosa invece la provoca così tanto nelle parole di Papa Francesco? La testimonianza che è in grado di andare alla radice dei mali del nostro tempo. C'è una radicalità in Papa Francesco che non casualmente si produce fuori dalla scena classica della politica, dove le parole di verità non si ascoltano più, che è la capacità di indagare insieme alle manifestazioni di sofferenza e le cause che generano quelle sofferenze, senza farsi fermare dal potere.